Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porterò nel mondo ungherese attraverso una ricetta che mia sorella ha potuto sperimentare durante il suo viaggio a Budapest. A proposito, lei è mia sorella, Martina, presentati. Piacere, Martina. E Martina è andata a Budapest. Sì, sono appena tornata. Oggi porteremo in tavola il goulash ungherese, è una ricetta tipica e in realtà altri paesi hanno preso... Il goulash è un piatto tradizionale ungherese. Bene, allora, la ricetta del goulash ha molti sapori in realtà. Allora, iniziamo le cipolle. Poi abbiamo le patate. Farò una patata per ognuno di noi, perciò farò 6 patate. Il pomodoro è importantissimo, è perché è una zuppa brodosa di pomodoro, diciamo. E poi abbiamo la paprika portata direttamente da Budapest, un po' di farina per passare la carne, sale, pepe, quanto basta. Perfetto. Qui dentro. Così. No, non così, tagli così. Ok. Ah, mio Dio! Oh. Non ne pensi? Adesso, per il momento, questa cipolla. Carne! Questo, con mezzo, dai! Sushi cruda. Ok Giamma, adesso che hai tagliato la carne facciamo così, guarda, ti faccio spazio. Ok. Non tanto, un pochino, un po' come quando facciamo noi il nostro spezzatino. No! Perciò la mettiamo già nella carne, così gli si crea attorno. Questo è homemade. Queste sono le patate che abbiamo pelato e tagliato prima. Questa è la carne di biscottona e questa è la cipolla con la quale prima ho lacrimato molto. Passiamo alla fase di cottura. Allora, per il goulash abbiamo bisogno di una padella profonda e capiente. Mettiamo parecchio olio. Accendiamo a fiamma bassa. Facciamo scaldare un po' l'olio e poi mettiamo la cipolla. Se c'è qualcosa che ho imparato dopo questa esperienza è che amo cucinare i dolci. Però è stato divertente. Mi raccomando, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.